Sì, certo, lo so che per voi non è normale vedere la Sabri di Io e la Sabri in camera della vera Sabri, ma oggi è un episodio molto, molto, molto speciale, speriamo, perché non potendo uscire, sapete benissimo le motivazioni, dovrò arrangiarmi in un'altra maniera. Ho pensato di cercare un bambino vicino a me, molto, molto, molto vicino a me. Non so se vorrà partecipare, magari lo obbligherò, ma adesso andiamo a conoscere il partecipante di oggi. Ma ciao, bambino bellissimo! Perché sei vestito così? Fai la Sabri oggi? Non puoi uscire? Lo so. Allora, sei bruciato quando fai così. Mi serve un bambino bellissimo, bravissimo, pelato. No, dai Alessio, no. Oggi devo lavorare. No, Ale, la prima domenica del mese mi esce la Sabri. Vabbè, però, cioè, c'ho 60 anni. Sembro il nonno dei bambini che vai a trovare. Io dai, faccio un sacco di cose. Cucino, metto in ordine. Io metto in ordine. Per una settimana lo faccio io. Ti prego Ale, ti prego. Dai, salvami. Sabrina, c'ho 30 anni. Ho capito, devi salvarmi questo video. Devo fare la Sabri. Devo lavorare oggi. Ok, preparati che adesso arrivo e facciamo il video, eh. Arrivo. Ha detto di sì. No, ha detto di sì. Sta zitto. Sono nella cameretta di Alessio qui a Milano. Come potete vedere alle mie spalle c'è il mio gatto. Però vabbè, vuoi almeno stare zitto che devo fare il tuo coso della camera? Fai schifo. Tutto storto, Alessio. Oggi sono nella cameretta di Alessio. Aiuto! Mi ha morso. Vuoi prendere il tuo cane? Nico, giochiamo. E sono qui per un pomeriggio di giochi davvero speciale e gli ho anche portato una cosa molto 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 speciale per me. Scappo a piazzare le telecamere. Forse non devo dire questo, ma vabbè, oggi va bene tutto e ci vediamo tra poco. Ciao Sabri, mi chiamo Alessio, 28 anni, quasi 29. Cioè, ho 29 anni e sto facendo sto video. Lo possiamo fare sorridendo, grazie. Ciao. Vedi, pure il cane se n'è andato. Dai! Ciao Sabri, sono Alessio, ho 28 anni e abito a Milano. Vivo con il mio cane che si chiama Linfocito e con una dozzina di gatti. Spero che vieni a trovarmi per passare una giornata insieme. Vorrei essere il fortunato vincente. Spero di essere io il fortunato vincitore. Ciao, faccio quelle cose del K-pop come se fossi più giovane. Ciao! Da scuola mi scappa tantissimo la pipì. Dai Ale, torna. Sono un normale ragazzo tornato da scuola. Non noto niente di strano nella mia casa, ma proprio niente. Andrò a sedermi sul divano come faccio tutti i giorni. Eccoci qua, pronti per una normale giornata a casa. Proprio non mi aspetto quello che sta per succedere. Bussero a quest'ora del mattino, chi sarà mai? Andiamo a vedere. Chi sarà mai? Sabri! Ciao! Non mi abbracci! Spostatemi là, se no non mi inquadra. Dimmi qualcosa adesso. Senta. Sabri! È più forte che ti realizzo! Posso entrare? Ma chi? Sì, venite! Torniamo! Questa è la sigla. Ed eccoci qui, allora, come prima cosa. Lo so. Sono in imbarazzo anch'io, non ti preoccupare. Vorrei vedere la tua cameretta. Sì, vieni con me, Sabrina. Non vedo l'ora e ti seguo sempre su YouTube. Non è vero. Questa è la mia sala. Qui c'erano appoggiate le videocamere finte poco fa. Dai, muoviti. Vieni con me. Sto venendo. Questa è la camera della mia sorella, che fa la YouTuber come te.
Difatti, tutta ispirata alla tua stanza, sembra uguale. È vero. Lì fa la cacca la Sabri. Questa è la mia camera. Ehi, racconta. Ah, no, aspetta, quelli quando. Aspetta, aspetta. Perché io ogni volta che entri c'ho sempre il tuo libro sul comodino. È vero, è vero. Come puoi vedere, sei la mia youtuber preferita, tant'è che ho il tuo libro, che a dir la verità non ho mai letto, però ce l'ho qui. Questa è una tastiera su cui suono la pasta, la tua canzone. Fornello, tegame, pronta a cucinare. Sai chi è che mi ha scritto e girato quella canzone? Chi? Tu. Ah, ecco perché me la ricordavo. Questo è il divano su cui i gatti fanno la pipì. Qui ci sono delle cose che ho costruito io. Alexa, accendi Lego. Questa è la mia grande passione. Sì, cosa devo ancora dire? E non mi ricordo cosa c'è adesso. Allora, facciamo una cosa. Sì. Io ti ho portato delle sorprese. Saprei bene che quando arriva questa borsa vuol dire solo una cosa. Il quadretto. No, quello dopo. È andata di fortuna perché c'è la febbre dell'altra volta che ancora non ho sistemato. Vabbè. Grazie, l'ho sempre desiderata. Ma la cosa più importante è questa. Ovvero, tararara, nei supermercati sono disponibili le mie uova di Pasqua. Io te le ho portate oggi perché poi ti racconterò dei concorsi, apriremo le uova, giocheremo, mangeremo il cioccolato, apriremo i regali. Ma prima mi l'hai girato tu, tutti gli episodi me li hai girati tu. Momento gioco? No, prima ancora. Momento compiti? Esatto. Ma c'ho 30 anni, che compiti vuoi fare? Sei un bambino oggi. Sì! Qual è il momento? Momento compiti! E allora andiamo a fare il momento compiti! Un po' più felice, grazie. Abbiamo un ripasso generale dai 9 ai 10 anni, quindi ti metterò alla prova con questo. Io e non con posso uscire come uno stupido capo ignorante da questo video. E con le tabelline. Come sono, ti è messo tipo in alla matematica? Mano. Ah, scusa. Raccontami un po' come andavi a scuola. In pullman. Matematica te la cavavi? No, facevo schifo. Allora, iniziamo da un ripasso. No. Delle Sabri, tabelline. Sabri. Fatelo insieme a noi. 7 per 3. 21. Bravo. 8 per 8, senza le mani. 8 per 8 fa asino cotto. No. Non lo so. 64. Bravo. 8 per 9. Aia, ma fa male. Dimmi dove viene il 9. 9, 18, 27, 36. Vabbè, avanti col prossimo momento. Ciao. 5 per 5. 25. 2 per 8. Guarda 16. Lì! Devo contare sulle dita, ma ne ho solo 4. Senti, facevo schifo di matematica. 9 per 4. 36. Aia, ma fa malissimo. Allora, ora ti faccio delle domande. Ehi là, salve. Qual è il soggetto nella frase? Nicola sta costruendo una gru con il Lego. Nicola. Il predicato? Sta costruendo. E una gru che cos'è? Complemento oggetto. Mamma mia, batti queste quattro dita. Con il Lego? Complemento mattoncino a luogo. Ma cosa ne so? Ma questo video non può uscire, non ti do nessuna liberatoria per questo video. Proprio ti denuncio se esce questa roba. Finalmente, dopo aver fatto il momento compiti, è arrivato l'attesissimo momento merenda. A voi la linea, da Christian Coco e Tenor Ennis. Aio! Ma sei stupido? Sì. Si mangia l'uovo? Sì. Questo è l'unico che voglio fare. Sì. Ciao! Ah, ma piano! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Sono diversi da quelli che ho addosso. Quattro non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Io non ho vinto un giorno con la Sabri, neanche io. Tu. Dentro nell'uovo di Pasqua troverete un cartoncino in cui potrete vincere una giornata con me, altrimenti basterà girare dietro per partecipare a un altro concorso. Le info le trovate qui in descrizione sul sito di Dolci Preziosi. Vi spiegheranno i premi, tutto, come partecipare. Intanto tu ti stai mangiando il tuo uovo di cioccolato. Ma no, facciamo una merenda un po' più alternativa. Ho un'idea. Però siccome lo yogurt senza cioccolato non mi piace, io rompo qui, ci metto dentro il cioccolato. Mentre mangiamo la nostra merenda devi raccontarmi qualcosa. Così ti racconto, siamo chiusi in casa. Hai finta? Sì, oggi, pensa, mi sono svegliato e sono andato a fare un giro in bagno. Non so, come, che sport fai durante la tua vita? Ma che razza di domanda è da fare a me? Sì, c'è le live di fitness dalla Sabri. Posso dirti una cosa? Mi sa che abbiamo confuso il momento merenda con il momento gioco. Dovevamo giocare prima il momento gioco perché te l'ho detto dall'inizio. Erano queste uova di Pasqua con cui dovevamo fare il momento gioco. Vedi il lato positivo, perché ho delle altre uova di Pasqua, useremo quelle. Ok. Prima di andare a giocare, le uova rimaste in frigo. Il mio momento preferito, un momento raccolta differenziata? Sì. Vai.
E facciamo la tanto amata raccolta differenziata. Dividiamo carta. Dividiamo carta dalla plastica. Questo va sciacquato. Mentre questo lo mettiamo nella carta. Bravissimo. E se i nostri autori sono soddisfatti, possiamo andare al momento gioco. Questi me li mangio stasera. Apri, abbiamo 300 uova di Pasqua in questo frigo. Mi piacciono. Il gioco che andremo a fare adesso, con altre due uova perché le nostre ce le siamo spappate. No. Io prenderò le carte di un gioco che si chiama Non ti muovere. No, l'ho fatto con i twins. Allora, queste sono le due uova. Fai vedere le carte, un po' miste. Sceglieremo una di queste carte. Aspetta, a testa. Jack Nobile. Sì, devi prendere un po' di ripetizioni. E proveremo prima con uno. Bisogna tenere un uovo dove c'è l'uno. E se riusciamo, con due. Vuoi iniziare tu, Ale? No, però sì. Scegli una carta. Devi tenerla in testa. Ma così non vale! Due, uno. Oh, oh. Come potete vedere, plank sulle braccia per riuscire a tenere in piedi l'uova. Ma è impossibile. Vediamo. Ho capito, il tuo era facilissimo. Vai più indietro. Non sta. Dai, Ale! Pronti? Vai col cronometro! Vai! Sì! Uno, due, non sta lì anche un anno, tanto non ti cadrà mai. Uno, ma sei bravissimo! Manda al prossimo momento che devo andare a lavorare. Arriva il mio momento preferito. Alessio, siediti! Sì! No, senza uovo però. Tieni. Grazie. Ah, è il momento quadretto. Sì. Il mio momento preferito. Chiudi gli occhi. Avrò un quadretto di peo fatto bene da appendere nella mia stanza. Una cosa positiva da questo video c'è. Io quando vado dai ragazzi gli porto sempre un quadretto fatto stile cavolini, da una persona molto molto importante. Ma siccome questo episodio è speciale, non ti ho fatto un quadretto piccolo così, ma il tuo è grosso così. Okay. Fregati bambini delle altre puntate. Sei pronto? Fregati bambini delle altre puntate. Sei pronto? No, non glielo faccio vedere a loro, lo faccio vedere a te. 3, 2, 1. Eccolo qui. Io me ne vado. Non ti piace? Ma cosa schifo è? E anche lo sfondo, cioè ragazzi, non trovate sia la cosa più meravigliosa? E poi cioè, vedi il lato positivo, l'ho fatto io. Ora puoi metterlo nella tua cameretta. Dietro l'armadio, va bene? Non sei felice? Ma poi perché sono alto un quarto di te? Perché ho il bavaglino tra l'altro? No, è che è la maglietta con una camicia. Comunque, quanto sei stato felice di aver passato questa giornata con me? Non posso dirlo, è un video per bambini, non posso dire parolacce. Moltissimo! E mandate anche voi il vostro video, trovate il link in descrizione al video che vi spiega come partecipare io alla Sabri, quello vero, non questa schifezzina che abbiamo fatto noi. E allora, io ti lascio il tuo quadretto. Grazie. Aspettiamo i vostri video, qui sotto trovate il link del video su come mandarlo. Ah, io... scrivete in un commento. Wow! Io vi mando un bacio, Alessio vi manda un bacio. E ci vediamo domani con il prossimo video. Domani. E dopodomani, hai ragione. Speriamo che voi siate vincitori. Mua!